altri. E allora? La moglie di Laras sarà sposato con uno che si chiama Laras. Rabino Laras. Lei si chiama Rabello. Se non ha figli. Rabello? Rabello o Ravello? Rabello. Elio Rabello è del tre figli, abitavano a Milano in via Persili. Questo nuovo modello. Ma non con la V, con la B, Rabello, Rabello. La B di Bologna. L'area è una leggenda. No, perché c'era uno che si chiamava Ravello. Ravello è un esponente del PDL, un avvocato. Mi ha presentato lui. Senti un po', a proposito, ma lunedì, scusa, cos'è che bisogna fare? Non possiamo. Cioè, io ho parlato con la Marizia, ha detto che vabbè, vuoi andare alla cena radicale, eccetera. Non sei andato a convegno. Ma lei ha detto che palle. Cioè. A Canciano, è lì che va tutto. Quasi al solito trasformato in hamburger o in tartare. Era Roma il convegno? Mi sa che sono suggerati. C'ho i biglietti di Chianciano, chiusi di Chianciano. Posso prendere un pochino? Prendi, guarda, mangia perché se non ho troppo. Cos'è? Questo è una salsina buona, di verdura. Guardate in TV se ti vedevo. Allora. Censurato, censurato. Per forza, come ti vedono, ho scappano. Ma sai, io ho un po' paura di queste radiazioni, no? Perché capisete com'è successo quello lì? Ma sì, dai, quello lì, dai, quello come cazzo Liftinenko, dai. Cioè io non mi fido andare al consolato americano, perché, cioè, secondo me. No, davvero. Ma hai seguito l'ultimo attentato che c'è stato a casa? No. L'esplosione. Cioè si è disintegrato un'automobile e non c'è il segno di un'esplosione. E tutti là che si chiedono come è successo, hai seguito il. Come è stato 3 giorni fa, no? Ma come, cioè per me quella è una forma di dematerializzazione. È stata la fusione fredda. Ma guarda, l'hai preso tutto. Non è esploso nulla, non c'è stato un missile. Perché si guardavano questi pezzi in mano? La fusione fredda, mini nuke. Mini nuke, mai mini nuke, mini nuke, mai. Porca miseria. Ma che guardavano questi pezzi? E dicevano, ma da dove è arrivato? Cioè non c'è stata esplosione. Il video del lusso spiega che un carro armato fatto anche con l'uranio naturale, un poverito, ma e col piombo, il ferro e il rame, ma non se ne la forma. Ma non sarà l'orecchino che hai preso un'orecchinata della mandibola? No, sembra di scultura. Ah, perché è grosso. E poi dall'altra parte la gente infanita rimane in disegno. No, no, mica pensavo all'energia, pensavo proprio un colpo di orecchino. La donna in giro si piace la curva del bacione. Per il cambiamento di stagione? Non sono riuscito a comprendere, ci ho guardato, ma tutti che si chiedono. Ma parlava il miracolo già di innerare di una vittima così. Portato in barella. Ma lei lì, non fai paura? No, ho visto all'altro di cozze lo schiavettino, è morto, già perduto la barella. Cioè vuol dire che... Cioè non è che perché andiamo a mangiare? Che ti senti male, che ne so io, non ho mangiato qualcosa di lungo. Io mangio perché? Mangia. C'è troppo appetito questo uomo, capito? Comunque sono simpatiche le romane, guarda. Cioè... Perlomeno lei dice appetito e non fame, perché tutti hanno uso del termine fame. È vero. Io continuo con lei, dice guarda che era appetito, si dice non fame. È vero. Che è buono. No, ma lei non docenti, non sono solamente. È molto raffinata la Nadia. È un incognito. Guarda che già automobili. Fa finta di fare. Guarda che ti fa la barba. Venite a fare l'occhio. Guarda che tirato. È vero. Nadia. La verità è una cosa che mi sono messa a ridere.
Nadia, guarda, tutti i giorni. Lui si fa la barba tutti i giorni per non far vedere che c'è la blu. Che c'ha la? La barba blu. Ah, perché lui è fissato. Ma io. Io non gli faccio niente, va bene? A queste donne? Cioè. Niente di pericoloso. No, proprio niente, cioè. No, sono le donne che vanno da lui. Perché lui è vanesio. Da quando, ma è colpa sua, perché da quando lei è venuta a casa mia. È iniziata una processione. Da quando lei è arrivata a casa mia, è iniziata una processione. Cioè, di donne che arrivano, cioè, ma che vogliono? Ma che vogliono? Ma no, ma che vogliono lavorare? Almeno arriva un po' tutto, no? I soldi, un po' le donne. Io sto pensando di scappare, per la verità. Infatti l'ho proposto, cosa l'ho proposto? Da che cosa devi scappare? Dall'Antonella, per esempio. Cioè, visto che è venuta qua. Aspetta, non sono scemo. Che problema ci avevo io fino a ieri? Il cane. Te lo ricordi? Ma il cane è tuo di Antonella? No, l'avevo preso per lei perché era morto suo padre, allora gli avevo preso un cane all'epoca. Aiseo. Non maltrattare un cane. No, ma